prima di addentrarci nel discorso sulla nascita della filosofia, io penso che sia necessario dare una definizione della parola stessa, sia da un punto di vista etimologico, sia per quanto riguarda il significato che questo termine ha acquisito nell'arco dei secoli, soprattutto tra i grandi pensatori, penso ad Aristotele, a Platone, ad Hegel, a Nietzsche, a Heidegger. La filosofia è infatti non facile da definire, perché se noi definiamo un'altra scienza, mettiamo la biologia, possiamo definirla con riguardo all'oggetto col quale tratta. La biologia è la scienza della vita, la musicologia è la scienza della musica, eccetera, eccetera. Ora, la filosofia, da una parte, è meno delle altre scienze, in quanto non tratta con la stessa profondità e con la stessa precisione delle singole sfere del mondo umano. D'altra parte anche di più, perché tratta di tutti. Tratta del rapporto delle singole parti della nostra esperienza con il tutto. La filosofia è la scienza che tenta di dare una posizione sistematica alle varie esperienze della nostra vita e alle varie conoscenze che noi sviluppiamo nelle scienze nell'ambito di un sistema integrale. La filosofia in questo senso è la scienza dei principi delle scienze. Questa è una definizione che noi troviamo nella tradizione platonica aristotelica, o in Aristotele la scienza delle prime cause che sono alla base del mondo. Io credo che questa definizione sia molto valida perché ci fa vedere la differenza della filosofia dalle singole scienze che trattano non tanto dei principi ma presuppongono questi principi per poi analizzare le conseguenze di questi principi nei dettagli. Per quanto riguarda le altre forme di conoscenza dalla quale la filosofia deve essere distinta, sicuramente essenziali sono la religione e la scienza, perché da una parte la filosofia, come la religione, è interessata all'essenza dell'universo, a ciò che era la base del tutto, però tenta di avvicinarsi a questo fenomeno con un approccio razionale, non con un approccio mitico, un approccio che usa metafore, ma con un approccio possibilmente concettuale. Infatti questa è la distinzione che Hegel fa tra la filosofia e la religione, che la filosofia è la conoscenza dell'assoluto, come lui dice, cioè del tutto, nella base, nel medium del concetto, mentre la religione è questo, nel medium della rappresentazione. La differenza tra filosofia e scienza è, come abbiamo appena detto, il fatto che la filosofia ha come meta il tutto in maniera concettuale, mentre le scienze si limitano a singoli aspetti della realtà analizzati in maniera concettuale.